EA Sports. It's in the game. Salve a tutti ragazzi, benvenuti nuovamente in un video del Bomber Jimmy JF 93. Allora ragazzi, siamo su FIFA 15, scusatemi per l'Epic Fail. Siamo su FIFA 16 per PlayStation 4 naturalmente. Come possiamo vedere abbiamo 7 pacchetti orari. Ce ne stanno 2 premium maxi. Perché magari voi vi chiederete, guarda che culo di merda, noi ce le dobbiamo comprare i pacchetti. Ragazzi, questi pacchetti ci sono stati donati perché quando era appena uscito il gioco FIFA 16, noi abbiamo provato a comprare i FIFA Points ma non ci erano stati accreditati. Ricordate quelle discussioni che abbiamo avuto? Abbiamo contattato il team assistenza dell'EA Sports e dopo un po' di tempo abbiamo provato nuovamente ad acquistare i crediti, i FIFA Points, con i soldi del nostro bro. Però la stessa cosa, ma ci sono stati relati indietro sia i FIFA Points e per il disagio che ci hanno causato, ce lo hanno scritto in inglese ragazzi, alcune email che io non ho letto, ma sicuramente quello è. Ci scusiamo per l'inconveniente. Possiamo notare i due pacchetti giocatori rari maxi e pacchetto gettone draft. Potremmo trovare un gettone ragazzi, stavo dicendo, nel frattempo direi di aprirlo, no? Che cosa troveremo? Un gettone draft? Ok, i contratti, come possiamo vedere lì, ok, questo lo teniamo. Possiamo sbloccare il gettone draft ragazzi. Benissimo Bombers, vediamo cosa esce da questo pacchetto. Oh, parecchio dai. Ok ragazzi, vediamo un po' altro pacchetto che esce. Vai, Gonalons per le cugliate. Ok, Gonalons direi che possiamo tenerlo. Conserviamo i contatti ragazzi. Allora, alla fin fine in pratica ci hanno regalato questi pacchetti, 5 pacchetti oro orari, 2 premium maxi e uno, no veramente 4 orari, e poi c'è quello del gettone bronzo. Intanto andiamo ad aprire i pacchetti oro premium normali, siccome abbiamo 1500 FIFA points. José Enrique, vai! Bellissimo, possiamo tenercelo per la nostra Barclays Premier League a seguito del disagio che ci hanno causato quelle dell'EA Sports. Hanno risolto il problema dei FIFA points perché adesso se andate a comprarli nello store di FIFA e anche su PlayStation Store quando non avete inserito il gioco, che schifo di merda, vengono accreditati immediatamente, magari con le ultime patch sono stati risolti questi problemi. Quindi ragazzi, detto questo, andiamo nuovamente con un nuovo pacchetto dove abbiamo presente Vertonghen ed esce Manucho. Ma che cavolo te ridi, scusa? Ulrich Schmidt. Ok. Ok ragazzi, nuovamente con un nuovo pacchetto, visto lo schifo che è presente in FIFA 16, noi proviamo nuovamente! Esce nuovamente Muniain, porco cane. Perché deve uscire Muniain? Ce l'abbiamo anche doppione. Ma è impossibile ragazzi. Bombers, scrivetemi nei commenti se voi trovate due giocatori di seguito nello stesso pacchetto. Altro pacchetto in arrivo, chissà arriva Babbo Natale. Vediamo un po'. Bellevue! Ok. Vediamo quanto costa un po'. 10.000 non credo. 2.000, sì, va bene. Schifo assoluto. Benissimo ragazzi, andiamo con il prossimo pacchetto con il Queen Guerrero. Vediamo un po' che esce. Fabinho! Olè! Sì, direi che è proprio il momento di skippare. E ragazzuoli, ragazzuoli, andiamo con il prossimo pacchetto, c'è Lionel Messi, chi esce? Giaccherini, ma per favore,
se decido Pancion è un buon giocatore, tra l'altro, Sara è andata via. No, sto già piovendo, ragazzi, quindi ci becchiamo alla prossima, eh. Bene ragazzi, altri tre pacchetti oro premium normali da 150 euro points. Esce Diego Lopez. Noi tra l'altro l'abbiamo scattato. Oh, vediamo, vediamo. Dai, dai. Alaba. La birra ora ti esce, benissimo. Magari ve la regalerò per Natale. E Bartos, birra Moretti. Come al solito lui nei pack opening esce sempre. Ultimo pacchetto, pacco, vediamo alla fuori toi se vinceremo qualcosa. Rodolfo. Mortacci tu! Vabbè ragazzi, ritorniamo con i pacchetti che ci sono stati regalati dall'eSports e da FIFA, vediamo chi esce. Gervinho, ma ce l'ho Gervinho! È impossibile! Morris, Gakpé, forse comunque Wenger può valere qualcosa. Ok ragazzi, vediamo altro pacchetto, chi esce. Ocampos, de Marsiglia. E poi abbiamo Gonzalez, The Shooter, che gioca in una squadra turca. Benissimo ragazzi, ritorniamo con i pacchetti giocatori rari maxi, soltanto giocatori, vediamo chi uscirà. Direi, magari esce Messi, dai proviamo. Messi. Io attendiamo. Non ci credo. La casette Courtois. Io direi di tenerci Gundogan, la casette e Courtois, vabbè. Ok ragazzi, vediamo altro pacchetto. Esce un altro. Guarda lì Aduris, giocatore IF. Non è un granché, però sarà buono. Mandiamolo nella lista trasferimenti, così poi lo venderemo. Vediamo qualcosa di inutile, Giroud, Carlos Vela e Manolas. Ma io direi che se venderemo qualcuno di questi, Balotelli, Palacio. Ah, c'è anche Sam! Corre come un gambe. Hello, it's the youngin. No need for introduction, but I say the name anyway just to irritate these busters. Ok, Ramos, il bagatone di FIFA 16, anche dell'alias Aubameyang, giocano in coppia nel Borussia Dortmund. Nzonzi, sei un zozzo. Ok, Shaka. Vabbè ragazzi, eccoci qua il bomber Jimmy JF 93, vi augura un buon proseguimento di giornata. Vi ho terminato il mega pack opening, ovvero i pacchetti che ci hanno regalato quelli dell'eSports, come vi ho detto, per il disagio che ci hanno causato. Mi raccomando, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, scrivete nei commenti cosa ne pensate di questo pack opening e ci becchiamo alla prossima dal bomber Jimmy JF 93. Ciao bella ragazzi.